Allora, stiamo quest'anno, come sapete, ormai sono un paio d'anni, seguendo un ciclo di incontri di catechismo per adulti dedicati al tema della Chiesa. Negli ultimi incontri abbiamo approfondito, stiamo seguendo come struttura per presentare un pochino tutto il mistero della Chiesa e l'ordine che ha seguito la costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, che era Lumen Gentium. Negli ultimi incontri abbiamo visto in particolare la posizione dei fedeli laici all'interno della Chiesa. Oggi cominciamo ad affrontare il tema della santità della Chiesa, perché il quinto capitolo della Lumen Gentium è proprio dedicato alla chiamata universale alla santità. E chiaramente la bella sorpresa che ci abbiamo è che, oltre a questo capitolo, adesso si è, come dire, in parte giusto a posto, in parte l'ha completato l'esortazione apostolica Gaudete et exultate del Papa, del Padre della Santità. Quindi questi sembrano proprio descrivere un arco logico e teologico ideale che va appunto dal 1960, mi pare che 3 è stata approvata o 4 la Lumen Gentium, fino al 2018, insomma. Quindi sarà molto molto interessante, perché si vorranno vedere anche dei punti di contatto e anche dei punti di ulteriore sviluppo. Guardate, è molto bella l'enciclica, l'esortazione sulla santità, perché contiene degli spunti molto interessanti. Allora, qui troviamo subito, per capire bene le cose bisogna sempre prima guardare le strutture, quindi come sono fatte. Adesso oggi vedremo come è strutturato il capitolo 5 della Lumen Gentium e come è strutturata l'esortazione sulla santità, e poi cominceremo ad approfondire la Lumen Gentium, che sicuramente è impossibile farle tutte e due in una volta sola. Ci vorranno forse entro la fine dell'anno riusciremo a esaurire questo argomento, insomma, per farlo almeno un pochino decentemente. Allora, la Lumen Gentium nel quinto capitolo contiene 4 paragrafi, 39, ossia la vocazione universale alla santità, e 39 parla della santità nella Chiesa, una presentazione di questo tema. Il 40 parla della vocazione universale alla santità. Vedremo che la santità è cosa per tutti. Cosa significa tutti? Tutti. La santità non è per chi non gli interessa, perché di per sé è aperta per volontà di Dio a tutti. 41, molto bello, multiforme esercizio dell'unica santità, e 42, vie e mezzi della santità. Io, come sono andato a rivedere questo capitolo, era spettacolare proprio, anche come vedremo poi nei singoli dettagli. Questa è la struttura del capitolo 5 della Lumen Gentium. Poi i primi paragrafi sono molto molto, sono molto sviluppati, sono molto approfonditi. Poi abbiamo la Gaudete et exultate del Papa, che ha 5 capitoli. Poi questi capitoli sono a loro volta ulteriormente sottosviluppati in una serie di punti. Intanto vediamo il piano generale, poi quando affronteremo la Gaudete et exultate la riprendiamo e vediamo tutti quanti i punti in cui è articolata. Il primo è ancora la chiamata alla santità, che vedremo ribadisce il concetto già chiaramente affermato dal Concilio, che la chiamata alla santità è qualcosa di universale. Siccome ancora è qualche cosa che non entra bene in testa, nel cuore di alcuni fedeli, lo ribadisce. Poi c'è un capitolo apparentemente tecnico, ma se si capiscono bene alcune cose neanche troppo, perché voi capite che dietro la teoria c'è sempre una pratica, e molte volte noi in pratica facciamo delle cose sballate e non sappiamo che sono sballate. Quindi parlo di due sottili nemici della santità, che sono lo gnosticismo e il pelagianesimo. Noi pensiamo che sono parolacce, che non ci riguardano. Effettivamente si tratta di cose abbastanza serie, ma come vedremo quando ne tratteremo, sono tutt'altro che strane a noi, quindi ci possono riguardare e come. Alla luce del Maestro. Terzo capitolo è un'ampia, diciamo così, rassegna in cui il Papa anzitutto commenta le beatitudini e poi alcuni passaggi fondamentali del Vangelo.
che è la quintessenza della santità, tra cui, per esempio, una cosa che, tanto per dare soltanto una prima domandina, se ce la ricordassimo un pochino più spesso, che a volte basterebbe ricordare poche cose importanti per tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro. Cioè, tratta gli altri come tu vorresti essere trattato, non ci vuole un granché, no? Se noi fossimo già capaci, questa è la prima parentesi da prete, no? Quando qualunque cosa stiamo facendo dice, ma io vorrei essere trattato in questo modo? Punto interrogativo, ci risparmieremmo un buon 85% insomma dei peccati contro il prossimo che facciamo. Poi le caratteristiche della santità nel mondo attuale, e poi combattimento, vigilanza e discernimento. Questi sono più abbastanza, poi vedremo quando entriamo dentro, perché già andando a vedere le articolazioni dei capitoli si capisce un granché, però è lunga l'esortazione, quindi ci dovremmo stare 3 anni a studiare l'esortazione, vediamo un po', però qualche cosa vale la pena insomma anche di andarlo, anche oggi lo faremo insomma con per quello che riguarda il concilio. Un attimo solo, devo fare un attimo un piccolo, devo fare un'operazione qua prima che ok. Ok, allora, quindi questo è per quanto riguarda l'introduzione. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio i capitoli della Lumen Gentium, il capitolo quinto della Lumen Gentium. Allora, la prima grande affermazione del quinto capitolo, attenzione, è un'affermazione che apparentemente sarebbe discutibile. Prendo il capitolo, così vi leggo il periodo. Siamo al numero 39. Comincio dicendo così: la Chiesa, di cui il Santo Sinodo sta riproponendo il mistero, è creduta indefettibilmente santa. Indefettibilmente santa. Ecco. Ora bisogna vedere innanzitutto se noi ci crediamo, perché quando diciamo il credo la domenica, che diciamo noi? Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Allora, la gente non ci crede tanto che la Chiesa è santa, lo dico tranquillo. Bisogna vedere se ci crediamo noi e in che senso la Chiesa è santa. Perché la santità è una delle note essenziali della Chiesa, una santa cattolica e apostolica, significa che senza queste quattro note la Chiesa di Cristo non esiste. Quindi o la Chiesa è santa o la Chiesa non esiste. Dice, ma come fa a essere santa che al cui interno ci sono i cristiani che sono peccatori, gli uomini di Chiesa che combinano a volte guai, addirittura scandali, ma che te santa è? Punto interrogativo. Allora, indefettibilmente santa, indefettibilmente significa santa senza macchie e senza ruga, senza difetti. Allora, la Chiesa è santa nella sua origine cristica, diciamo così, e misterica, ecco. Non nella, necessariamente, nella singolarità e totalità dei suoi membri. E faccio subito un esempio. La Chiesa è chiamata, l'abbiamo visto nei capitoli precedenti, il corpo di Cristo e la sposa di Cristo. È una compagine, d'accordo? La Chiesa non è semplicemente la somma algebrica dei battezzati, è qualcosa di più grande, come abbiamo visto nei capitoli precedenti. La santità di un singolo è un segno della santità della Chiesa. Ed è possibile per la santità della Chiesa, ma la santità della Chiesa non comporta ipso facto che tutti i suoi membri siano santi. Il motivo è molto semplice:
Se la santità della Chiesa comportasse che tutti i suoi membri sono santi, vorrebbe dire, voi sapete che un po' lo vedremo, noi diventiamo santi per l'azione dello Spirito Santo in noi. Ma la nostra unione con lo Spirito Santo è un'unione perfettissima, come era l'unione dell'umanità di Cristo con quella del Verbo Divino, al punto che le azioni dell'umanità di Cristo non erano dell'uomo Cristo Gesù, ma del Figlio di Dio, o è diversa la nostra unione con lo Spirito Santo? Perché le nostre azioni rimangono le nostre azioni. Quindi, trattandosi di unione che si chiama morale tra due persone, una umana come la mia e la terza persona della Santissima Trinità che è divina, perché questa unione si perfezioni ci deve essere un accordo tra tutte e due le parti. Lo Spirito Santo è d'accordo sulla nostra santità. Ecco, bisogna vedere se sono d'accordo io sulla santità, poi vedremo che a un certo punto la Costituzione spiega le vie e i mezzi per raggiungere la santità. Se tu non cammini per quelle vie e non usi quei mezzi, non benefici della santità della Chiesa. Per cui diventare santo significa certamente partecipare della santità, si chiama ontologica, della Chiesa in quanto tale. La santità della Chiesa è custodita, diciamo così, vedremo poi, fondamentalmente a tre livelli. La Chiesa è santa per la dottrina, per la parola che insegna. E vedremo quando si parla di mezzi per diventare santo, la prima cosa per diventare santo qual è? Cominciare ad ascoltare bene la parola di Dio, che è nutrita la nostra fede. Per i sacramenti, e pure i sacramentali che amministra e che celebra e che ti danno la grazia dello Spirito Santo per diventare santo, e per la sua struttura o costituzione. Perché l'ossatura della Chiesa, la successione apostolica, il primato peregrino sono istituzione di diritto divino, contro cui non è possibile farci nulla. Possono pure andare contro il Papa secondo quell'altro, d'accordo? Ve l'ho raccontato tante volte, ci sono stati anche qualche matto e qualche megalomane che voleva fare a pezzi la Chiesa, tipo Napoleone. Non ci sono riusciti, d'accordo? Ecco, noi chiaramente anche su questo dobbiamo sempre fare attenzione e a comportarci non da nemici, ecco, della Chiesa, ma da amici della Chiesa, non da quelli che ci mettono i carichi da 90, ma da quelli, insomma, che cercano un pochettino di difendere la propria madre, d'accordo? Ma voi sapete che se mia madre si comporta male, può succedere, qualche madre si comporta male, no? Ma voi conoscete qualche figlio che va in giro a parlare male delle malefatte della madre? No, pure se fossero malefatti reali, cerca di non parlare troppo male delle malefatte della madre, no? Quindi la Chiesa è indefettibilmente santa, numero uno. Numero due, viene citato un passo bellissimo della prima lettera ai Tessalonicesi, dove San Paolo in latino dice: Ec voluntas Dei sanctificatio vestra, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Quindi dice: quale sarà la volontà di Dio? Avete mai recitato il Padre Nostro? Il Padre Nostro ci ha insegnato Gesù, no? Quindi vuol dire che se io prego con il Padre Nostro faccio una preghiera certamente conforme alla volontà di Dio. Qual è la prima cosa che chiediamo a Dio nel Padre Nostro? Non ci pensiamo. Il Padre Nostro che sei nei cieli sono delle affermazioni. Io credo che Dio è mio Padre, che è Padre non solo mio ma che è Padre di tutti. Sentite le catechesi che sta facendo il Papa sul Padre Nostro, cominciato da due mercoledì, la sta fa come San Francesco, da due mercoledì, ancora per quel discorso sta ancora a parlare di padre, ancora non ha detto manco nostro, capito? Ha detto semplicemente padre. Sapete la storia di San Francesco, no? Che saranno messi d'accordo con Frate Leone, dice: che facciamo stanotte? Passiamo la notte a recitare i Padri Nostri. Allora il giorno della mattina si sveglia, dice, poi vanno a fare la verifica, e San Francesco dice: senti un po', Frate Leone, tu quanti Padri Nostri hai fatto? Erano fatti 1790, e Francesco comincia a piangere, comincia a dire: ecco, vedi, tu sei santo, io invece sono un peccatore, e tu vedi che tu non mi dai retta, che ti dico sempre che sono peccatore, tu dici: no, ma io sono peccatore. Dici: ma perché padre, dici così? Quanti parlano altri fatti? Manco uno. Dici: ma come manco uno? Che hai fatto tutta la notte? Dice: io ho cominciato, padre, Dio è mio padre. Ho smesso a piangere tutta la notte perché avevo pensato che Dio era mio padre. Ma ti pare che Dio è così grande se pensate a pensare a uno come me che è mio padre? E allora, è scritto nei miei fioretti.
Allora, Papa Francesco sta copiando, capito? Poi si chiama Francesco, capito? Sono due mercoledì, mi dico, il primo mercoledì è parlato di padre, comunque per quel discorso non la sentivo, come aveva detto, tutto tempo a parlare che Dio era padre. Ma vediamo se alla settimana prossima arriva almeno al nostro. No, comunque, le affermazioni dice, Padre nostro, che se ne c'eri, la prima cosa che gli chiedi è, sia santificato il tuo nome. Ragioniamo col cervello, no? Non è che deve essere santificato il nome di Dio in se stesso, perché a messa, tra poco andiamo, che diciamo prima della consacrazione? Ah, santo, 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 Signore Dio dell'universo, non è che lo facciamo noi santo il nome di Dio. Il problema è che santo il nome di Dio lo fai in te, cioè sia santificato il tuo nome, vuol dire sia santificato il tuo nome in me, cioè che divento santo io, cioè che la tua santità si veda in me, perché sono santo come tu sei santo, come sei scritto. Quindi questa è la prima domanda che chiediamo al nostro Signore. Quindi la volontà di Dio si chiede, se tu gli domandi al nostro Signore, dice, il nostro Signore non mi ascolta. Se tu gli chiedi di diventare santo, ti ascolterà. Certo, poi devi usare i mezzi, perché se tu gli chiedi di diventare santo e poi esce per fare la vita malarmata, insomma, capito, no? Però se tu gli chiedi di diventare santo e usi i mezzi, questa preghiera sarà ascoltata, sicuramente, perché c'è assolutamente conforme alla volontà di Dio, no? E lo dice a questo discorso, cioè nella Chiesa sono tutti chiamati alla santità, sto citando il paragrafo 39, sia coloro che appartengono alla gerarchia, come coloro che dalla gerarchia sono diretti, secondo il detto dell'Apostolo, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, citando appunto l'espressione di San Paolo. Poi, e che significa la santità? Bellissimo. La santità significa tendere alla perfezione. Lo sapete che per santità si intende perfezione. Attenzione, con perfezione non dobbiamo, capite, andare dietro a idee strane, d'accordo, come se si stessero i Superman o gli infallibili o gli impeccabili in tutto e per tutto. Ma la perfezione della carità vuol dire che nell'amore di Dio, nell'amore del prossimo, c'è un'attenzione verso il meglio, verso il massimo, che non è mai perfettamente compiuto. Se leggete San Tommaso, chi è che ha vissuto con perfezione il primo comandamento, che amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, il prossimo come te stesso, è il primo comandamento, quello che risintetizza tutti. Possiamo noi vivere con perfezione? Chi di noi può dire, ah, io amo Dio talmente tanto che più di così non si può? Oppure, io amo il prossimo talmente tanto, ho tutte le cure possibili e immaginabili, sono talmente buono, sono talmente dolce, sono talmente mite, sono talmente paziente che più di questo non potrei. Se qualcuno ha il coraggio di dirlo, alzi la mano. Quindi la perfezione significa che questo è un obiettivo che ci sta sempre dinanzi e che stiamo sempre in cammino verso il meglio, che è qualcosa che si raffina. Tendere alla perfezione della carità significa crescere sempre di più, e questa è la santità fondamentalmente, anche la spia più autentica della santità, l'amore di Dio, l'amore del prossimo, attenzione, ed edificare gli altri nel proprio genere di vita. Vedremo che c'è un paragrafo stupendo che proprio comincia, veramente ti tira fuori tutti, comincia dai vescovi e va a finire all'ultimo derelitto. Cioè, questo diventa santo in questo modo, questo in quest'altro modo, questo in quest'altro modo, perché un vescovo diventa santo da vescovo, una suora diventa santa da suora, una persona sposata diventa santa da persona sposata, una persona laica non sposata diventa santa da laica non sposata, uno che sta male, che gli ha dato la croce della malattia, non si santifica in un altro modo, un lavoratore si santifica in modo proprio. Ognuno nel suo stato di testa, abbiamo già visto quando parlavamo dei raggi, non dobbiamo giocare a travestirci da santi mettendoci addosso un vestito che non è il nostro, d'accordo? Ogni tanto scherzando, mi è capitato in passato, quando c'era qualche santa donna un po' troppo devota, santa donna sono troppo devote, specialmente quelle che hanno marito e figli alle spalle, le sante donne un po' troppo devote, cioè che passano un po' troppo tempo in chiesa con marito e figli alle spalle, quella si sta mettendo il vestito da suora, capito? Cioè, chiesa si fa capitare, si vanno a messa, si vuole fare il ringraziamento, buon lavoro tutti i giorni, poi basta, poi basta 4 ore al giorno chiesa, se c'è il marito e i figli, se no, o non te facevi il marito, o te la vai in convento, se c'è il marito e non si va in convento, 4 ore in chiesa al giorno, è un po' troppo, non ci possono stare, un pochino di meno, per dire, no?
E questo è per quanto riguarda questo primo paragrafo introduttorio, che è molto bello. Poi, il 40, la vocazione universale alla santità. Ecco, comincia con il siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Anche qui, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, che è proprio citato, no? Adesso vi leggo il testo. Maestro e modello di ogni perfezione, autore e perfezionatore della santità di vita, il Signore Gesù l'ha predicato a tutti e a ciascuno dei suoi discepoli, a qualsiasi condizione appartenessero: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E questo è, diciamo così, la parte conclusiva del discorso della montagna, non di tutto il discorso della montagna, ma del capitolo dedicato all'amore del prossimo, in particolare all'amore al nemico. Perché Gesù conclude e dice: se amate quelli che vi amano, che meritano avete? Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Questi pagani lo fanno tutti quanti, c'hanno gli amiconi, c'hanno le persone che vogliono bene. Dice: voi siete dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che fa piovere sui buoni e sui cattivi e fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingrati. D'accordo? Quindi, in questo senso, no? Poi, come diventiamo santi? Come si raggiunge la perfezione? Attraverso lo Spirito Santo. Noi abbiamo lo Spirito Santo, che quando parliamo dello Spirito Santo in quanto presente operante in noi si chiama, abbiamo imparato a catechismo in un termine tecnico, grazia di Dio. Che significa dire grazia di Dio? Lo Spirito Santo in sé è la terza persona della Santissima Trinità. Se tu dici Spirito Santo, nomini la terza persona della Santissima Trinità. Se tu dici grazia di Dio, nomini lo Spirito Santo in quanto agente operante la santificazione nella tua anima, in quanto ti porta alla vita divina nella tua anima. Noi possiamo diventare santi perché abbiamo il dono dello Spirito Santo. E che quando riceviamo il dono dello Spirito Santo, che succede? Prosegue, io adesso vi leggo i punti, poi vi leggo un paragrafo, per il battesimo. Domenica scorsa nel battesimo del Signore, una predica ce l'ho fatta, dico: ragazzi, noi siamo battezzati. L'abbiamo visto anche in questi incontri qui, cioè vi ricordate, no? Forse la memoria, dopo il primo capitolo della Lumen Gentium, che è dedicato all'origine della Chiesa misterica, il secondo capitolo, quando parla della Chiesa popolo di Dio, pone il principio di uguaglianza sostanziale, come la Costituzione italiana, voi sapete l'articolo 3 della Costituzione, è il principio di uguaglianza sostanziale di ogni cittadino davanti alla Costituzione, davanti alla legge. Ma il secondo capitolo della Lumen Gentium dice che il fondamento primario della nostra dignità è il battesimo. Io non diventerò un santo prete per il ministero dell'ordine sacro. Io divento un santo prete se prendo sul serio il mio battesimo. Perché io devo vivere il mio battesimo da prete, ma la santificazione anche del mio ministero dipende da come prendo sul serio il mio battesimo. Capito? Il Papa non diventa santo se diventa santo perché è Papa, ma perché è battezzato, e se vivrà da buon battezzato sarà un santo Papa. Se non vive bene da buon battezzato è Papa senza santo. D'accordo? Così come sei prete senza santo, sei vescovo senza santo, sei marito e moglie senza santo e sei cristiano senza santo. Per il battesimo siamo veri, attenzione, figli di Dio. Che significa? Quando si parla di figlio di Dio, ci sono le classiche mail, dice: ah, ma io non ci capisco più niente. Ma insomma, chi sono i figli di Dio? Sono i battezzati o i non battezzati? In che senso si parla di figli di Dio? Il termine figlio di Dio si usa a più livelli, cioè proprio in senso stretto, e poi ci sono delle gradazioni. Allora, secondo voi, in senso stretto, 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 chi è figlio di Dio? Cristo. Cristo, bravo. Gesù Cristo è il figlio di Dio, tanto è vero che in greco è proprio uios, cioè proprio il figlio naturale, quindi proprio quello che è proprio uguale al padre, proprio il figlio figlio. Poi c'è il secondo livello, che siamo noi, cioè noi siamo figli di Dio nel senso che il nostro papà, proprio in quanto esseri umani, è Dio, in quanto esseri umani. No, è Mario Pompei, buonanimo, d'accordo? Quindi non è Dio in senso stretto, ma io sono battezzato. Che significa sono battezzato? Cioè, ricordate il catechismo, noi siamo figli adottivi di Dio. Ho ricevuto la grazia santificante, grazie ai meriti di Gesù Cristo, cioè
la partecipazione della vita divina in me, quindi io ho la possibilità, se divento santo, di assomigliargli con Dio, perché ho lo Spirito Santo, quindi rimango un essere umano, ma se divento santo, ricordate che il santo è colui che assomiglia a Dio, già da questo mondo, quando tu stai a contatto con un santo vero, tu stai a contatto, tra virgolette, con il nostro Signore. In greco questo è tecne, non uios. E noi siamo, in quanto battezzati tecni, ma noi siamo figli anche in senso ampio, no? Cioè se dice un architetto che fa un progetto e vede il progetto, dice, ecco, mo, come si chiama? L'architetto Renzo Piano che mi fa il ponte nuovo, quando vedrà il ponte nuovo del genere, dice, ah, quello è figlio mio. Cioè, l'ho fatto io quel progetto e quello l'ho realizzato io. Ma ogni essere umano, l'anima l'ha fatta nostro Signore. Quindi in senso ampio, non in senso stretto, tutti sono figli di Dio. Capito? Quindi non è stato, ma i battezzati non battezzati, in senso più stretto, certo non è la stessa cosa essere battezzato o non essere battezzato, perché un battezzato è figlio di Dio per adozione, quindi gli assomiglia. Un non battezzato è figlio di Dio in quanto creatura di Dio, d'accordo? Ma anche il fondamento ultimo della cosiddetta fratellanza universale è questa, cioè che dietro ogni essere umano c'è un'anima. L'anima che ha certo pure il peggior miscredente del mondo, pure dell'indù, il pigmeo che te pare, quello c'è l'anima, pure se manco sa la vecchia, pure se è rozzo, se è tutto quello che te pare. Per cui non è uno con cui non c'ho niente a che fare, è mio fratello in senso ampio, d'accordo? Dobbiamo avere paura di dirci queste cose, questo non vuol dire che i battezzati non abbiano un dono immenso, più grande, e che beata chi ce l'ha avuto, capito? Bene. Quelle che a volte si litiga, che fanno le questioni, quasi sempre è così, Sì. I santi? I santi sono figli di Dio per adozione, che hanno preso sul serio l'essere figli di Dio, hanno fatto vivere bene lo Spirito Santo in sé e diventano gente che gli assomiglia veramente al nostro Signore, perché si avvicinano molto alla perfezione di Dio che è l'amore. Ma quindi sono un grado molto superiore a quello che è. Certo, cioè c'è una gradazione anche nella santità, che la Chiesa l'ha sempre insegnato, che è tanto più grande quanto maggiormente, cioè noi abbiamo praticamente un cammino che non c'ha il punto d'arrivo, capito? Perché ho detto, chi è che arriva alla perfezione? San Tommaso d'Aquino dice solo la Madonna, cioè, che è vero, ha compiuto con perfezione, cioè la Madonna è la numero, cioè allora, tra tutti quanti gli esseri creati, uomini e angeli, tu puoi andare a spingere al massimo quanto c'è, metti la macchina a tavoletta per tutta la vita, la Madonna non supererai mai. Quindi, cioè, più di quello che ha fatto la Madonna non è proprio oggettivamente fare un essere creato, d'accordo? Perché comunque la Madonna è un essere limitato, perché non è Dio. C'ha le perfezioni limitate, ma andava talmente lontano, ma per tu però ci arriviamo. Cioè, io ogni tanto, cioè, tu, per esempio, stai a mangiare. E come mangiava la Madonna? Che tu dovessi essere proprio la copia della Madonna, quella era piena di grazie pure quando mangiava, cioè non è un gesto così comune. Immaginati tu l'eleganza, la classe con cui mangi tutta composta, mangiando lentamente, tutto stato, cioè, capito? Mica mangiava come una troglodita, per dire, no? Tu dici, ma cioè, capito? Cioè, quella era la perfezione assoluta che raggiunge uno, cioè, come camminava la Madonna, per dire, no? Camminava perfettamente, era bellissima pure quando camminava, ecco. E allora vi leggo però sto paragrafetto, questo è bello, questo qui. Allora, Dio ha mandato a tutti lo Spirito Santo, che dall'interno, questa è l'operazione dello Spirito Santo, li muova ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze, e ad amarsi reciprocamente come Cristo ha amato loro. Punto, e poi sarebbe già bello che finire il discorso. Il tuo Spirito Santo che da dentro ti muove, perché tu vivi con perfezione il duplice progetto dell'amore. Questa è la santità. Papa Francesco ripete queste cose, ovviamente, cioè, capito? Cioè, poi i papi scrivono le encicliche, cioè, non scrive forse, ma non fanno altro che attualizzare. Certamente ci mette un pochettino di tratti personalizzanti, di aspetti che attualizzano un pochettino il discorso, ma tanto questo è, d'accordo, che è qualcos'altro. Cioè, se quasi di Cristo, chiamati da Dio in base, non in base alle proprie opere, ma al disegno della sua grazia, sono stati fatti veri figli di Dio col battesimo, resi partecipi della natura divina
e perciò realmente santi, cioè noi in potenza siamo già santi, perché abbiamo lo Spirito Santo. Il motivo per cui viene incensata la salma, l'abbiamo scritto nelle rubrichette, perché la gente vede il funerale, viene messa in cielo, perché quello lì, pure se fosse Dio non voglia, un'anima dannata, che se n'è andata a giocare male proprio tutta quanta la vita, quello è battezzato, è stato battezzato e sta a fare il funerale in chiesa. Quindi quell'anima, quel corpo, sicuramente ha contenuto lo Spirito Santo, sicuro. Quantomeno il giorno del battesimo, uno è stato più che te pare. Se sarà fatta la comunione qualche volta in vita sua, ha contenuto Dio quello là. Capito? Quindi per questo, ecco, le esegue vengono fatte battezzati, perché un battezzato almeno in qualche momento è stato santo, quantomeno il giorno del battesimo. D'accordo? Un discorso abbiamo avuto un incontro con i giovani del catechismo delle adulte, stiamo parlando del paradiso. Abbiamo detto che in un concilio dice, chi è che proprio con assoluta certezza tu puoi essere proprio sicurissimo che sta in paradiso? Chi è? Un bambino battezzato prima che cominci a avere l'uso della ragione. Se Dio non voglia amore, che vedi la messa per un bambino di 4 anni? A me che è capitato nella mia, dice, un bambino di 4 anni che sta per morire, dice, dai, olio santo, secondo voi che ci fa con l'olio santo un bambino di 4 anni? Hai capito? Non ci fa niente, che cosa devi fare? Quale peccato devi rimettere? Capito? Con l'aiuto di Dio, essi devono quindi, attenzione, mantenere e perfezionare vivendola la santità che hanno ricevuto. Tu sei battezzato quando sei una settimana, si spera. Un mese si spera, oggi 2, 4 mesi, 5 mesi, un anno, d'accordo, ma comunque che ci hai fatto di quello che hai ricevuto? L'hai mantenuto? L'hai fatto crescere? L'hai perfezionato? Proprio avanti te lo spiega come devi fare. E l'apostolo esorta a vivere come si conviene a santi, a rivestirsi come eletti di Dio. Questo è un passo bellissimo di San Paolo. Santi, amati, i sentimenti di misericordia, bontà, umiltà, dolcezza e pazienza. Non basterebbe proprio su queste cose, ecco. Poi continua dicendo che tutti, di qualunque stato e ordine, sono chiamati alla pienezza della perfezione della vita cristiana e alla perfezione della carità. Dice: è dunque evidente che tutti i fedeli cristiani, di qualsiasi stato o ordine, sottolineato, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla ancora perfezione della carità. Quindi quando sentiamo perfezione, non cominciamo a pensare a quello che è perfetto, nel senso che Hans Wein, che non sbaglia di una virgola e che è, capito, il precisino della, è la perfezione della carità nelle sue duplice direzioni, dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo, no? E santità che promuove un tenore di vita più umano anche nella stessa società terrena. Questo, appena sento queste cose, chi mi torna subito in mente? Sempre, se ha fatto la testa così, Cardinal Giuseppe Petrocchi, che diceva sempre: quanto più tu sei divino, e tanto più diventerai umano. Umano in senso buono, perché se cioè chi è che non sta bene, cioè quando tu stai vicino a un santo che è veramente tanto, tu stai bene. Come fai a stare, vuole sapere come fai a stare vicino? I santi non possono essere antipatici, non è proprio possibile. Non è possibile. Quindi se uno è antipatico, non è santo. Capito? I santi sono antipatici soltanto a quelli che sono amici del diavolo, capito? Perché Gesù che era antipatico, Gesù? O la Madonna che era antipatica? No. Cioè, la presenza, la vicinanza. Per quelli che sono diavoli incarnati, per quelli che hanno preso le cose del partito preso. Ma se tu stai vicino a un santo, una persona che ti tratta bene, ti stima, non ti manca mai di rispetto, è dolce, è affabile, è gentile, se ti può aiutare ti aiuta, non te rinfaccia niente, cioè chi è che non vorrebbe stare vicino a una persona così? Tutti, no? Cioè noi tutti ce l'aspetteremmo dal prossimo, e poco lo facciamo noi al prossimo, d'accordo? Ma cioè, non è che ci vuole dare un granché, no? Questo che Gesù a un certo punto dice, ogni tanto se ne esce, no? Ci ama. Che devo fare per diventare santo? Avete visto i fumetti, no? Dove sta quello col dito davanti e sopra c'è il punto interrogativo, dice, che dovrò fare? Pensaci bene, tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro. Ma se veramente uno, se fosse in grado di stare sempre attento a questa cosa, basta,
quindi lascia perdere tutto il resto. Tanto questa è la quintessenza del Vangelo. E su questo cresciamo sempre di più, no? E su questo dobbiamo fare l'esame di coscienza, capite? E poi, altro termine tecnico, altro modo per descrivere un po' la santità, con un linguaggio un pochino più classico, la gloria di Dio e il servizio del prossimo. Agire per la gloria di Dio. Cosa è che dà gloria a Dio? Allora, per raggiungere questa perfezione, i fedeli impegnano le forze ricevute secondo la misura del dono di Cristo, affinché, seguendo le sue orme e divenuti conformi alla sua immagine, fedelmente obbedienti alla volontà del Padre, si dedichino con tutto il cuore alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Gloria di Dio vuol dire che Dio sia conosciuto, amato, onorato e adorato. Attenzione, ma pure qua, quando è, io l'ho detto qualche altro giorno in qualche intervento, in una catechesimo, quasi quasi lo ripeto perché non tutti capiscono. Ve lo dico perché poi sono anche le mie pecorelle, perché voi dovete capire qualche cosa, cioè sicuramente lo capite già. Così capite anche perché Don Leonardo sta qua, perché ci sarà qualche altro motivo diverso da quello che vi dico. Allora, in un certo momento storico, dovete sempre capire che i parroci sono tutti parroci, un parroco è un prete, un vescovo è un prete ordinato vescovo, un papa è un cardinale che è stato eletto papa, d'accordo? Ecco. Quindi il parroco è sempre il parroco, il vescovo è sempre il vescovo e il papa è sempre il papa. Questo vale sia per chi il compito lo fa e sia per chi il compito, il ministero lo riceve. Quindi voi state attenti, chiunque verrà qui, se verrò a sapere da 50 anni, che sono a 97 anni, che trattate male un parroco, vengo, vi dirò il collo, dico, avete fatto perdere tempo, tutto il tempo è stato che tra voi, perché non esiste un discorso del genere. Però c'è un altro punto, cioè chi ci sta oggi a Sermoneta, a Ponte Nuovo, questo vale per qualunque parrocchia del mondo, chi ci sta oggi a Latina, chi sta oggi a capo della chiesa, voi pensate che sia un caso questo qui? Non lo è, noi non lo capiamo, ma non lo è. Io starò qui dal giorno in cui nostro Signore mi ci ha mandato fino esattamente al giorno in cui nostro Signore mi dirà adesso te ne ti alzi e te ne vai altrove. Solo che bisogna vedere, voi capite perché io sto qui o no? Perché se non lo capite, io passo qui e come va, passerà come l'azione di un prete, come tutti. Ci sono delle cose che fanno tutti i preti ce l'hanno messo, tutti i preti confessano, tutti i preti però ognuno con il suo stile. Attenzione che lo stile ha qualche cosa da dire al destinatario. Cioè io lo so perché Petrocchi è stata latina 15 anni, ho questa presunzione e perché adesso c'è sta crociata. E io nei confronti di entrambi, lo dico davanti a Dio, ho lo stesso identico atteggiamento. E quando riguardo, non sto a cominciare a pensare quello è meglio e quello è peggio, ma capisco bene quello che mi ha dato Petrocchi e quello che mi sta dando crociata a me come prete. Lo capisco. Perché c'è Papa Francesco adesso nella Chiesa Cattolica? Con il suo stile attuale. Prima è stato Benedetto, poi Giovanni Paolo II, c'è un motivo molto ben preciso. Io credo di averlo capito, perché ci ho pensato, l'ho detto anche recentemente. Qual è il motivo? Che cosa sta facendo il Papa? Il Papa sta dando anzitutto una testimonianza forte di amore, di misericordia, di presenza e di vicinanza evangelica, non solo a chiacchiere, ma anche a fatti. Voi capite che in questo contesto storico attuale questa è l'unica cosa, è la prima cosa da fare, perché ci sono due problemi grossi che affronta l'universo Chiesa. Primo, lo spopolamento, l'indifferenza, la distanza, la lontananza o il fatto che la gente non capisce più che ci sta a fare, che mi importa a me di queste cose. Secondo, l'ostilità alimentata soprattutto, come ben sapete, da cosa? Lo sappiamo? Dagli scandali gravi che sono successi. Allora, tu in presenza degli scandali gravi, ma come fai a fare la predica a una persona? Con le cose che fanno, ti metti a fare le prediche? Ah no, bisogna essere santi, bisogna essere qua. Ah, il sesto comandamento, non commettere atti impuri, guai chi ne fa commettere uno solo.
Tu metti, se ti metti semplicemente a fare questo, che ti rispondono? Davvero? Cominciando dalla di... giusto o no? Allora, però, se tu incarni l'amore anche disarmato, capito? Che è l'amore divino, in questa situazione tu riporti le persone e dai l'immagine: ah sì, ci stanno tante cose brutte, ma non c'è solo questo nella chiesa. Ah sì, ci sentiamo di star, stiamo perdendo, ma non mi torna un pochino di voglia di tornare in chiesa, se vivere da cristiano significa essere così buoni, essere così vicino al prossimo, eccetera eccetera, perché sono temi a cui la gente oggi è sensibile, capite? Fermo restando che per il resto è successo da Pietro, può fare i decreti, può fare l'incirco, può fare le costituzioni, nomine vescovo, tutte le altre cose che fanno tutti, capite? Questa cosa bisogna farla, perché generalmente noi andiamo a simpatie, questo vale pure, cioè, questo mi assomiglia un po', la pensa come la penso io, c'ha la stessa idea di chiesa mia, allora questo è bravo, e questo invece che no, questo è così, questo non mi piace. Allora, se uno è come dire, è più rigido, c'ha il parroco rigido, ah che bello. Se uno è più aperto, c'ha il parroco rigido, ah che brutto. Viceversa, se uno è rigido, c'ha il parroco aperto, ah che brutto. Se uno è aperto, c'ha il parroco aperto, ah che bello. Questi sono solo sentimenti umani, è normale che siamo così, d'accordo? È normale che siamo così, perché poi... Però nella Chiesa non possiamo soltanto ragionare in termini umani, perché dietro queste, cioè anche dietro le nostre miserie, le nostre fragilità umane, passa la grazia. Questa è un'altra cosa che il Cardinal Petrocchi, mi dispiace, io sto sempre con lui, andavo seminarista, ci faceva testa tanta, ce lo faceva capire molto bene, capito? Quindi non basta che tu rispetti l'autorità in quanto autorità, questo lo devi fare, e se non lo fai stai fuori dalla comunione con la Chiesa, ma devi anche aprendo e dilatando il cervello, aprirti alla comprensione del dono di grazia che passa attraverso quella certa umanità in quel momento storico, se no ti perdi un sacco di cose belle, anche perché il confronto con chi, questo lo dice uno insomma che non è sempre vissuto così, ma il confronto con chi la pensa diversamente da noi è sempre una cosa positiva, è sempre un arricchirsi, sempre. Cioè l'essere chiusi a priori, l'essere così, non è un segnale neanche di forza, cioè, ah, io ho le mie idee ferree. Se le tue idee sono ferree, granitiche, convinte e fondate, non te le scucchia nessuno, d'accordo? Ma anche un'idea ferrea, granitica e fondata si gioca, d'accordo? Si mette, perché cioè non ha paura. Sono cose, a mio avviso, abbastanza più importanti di quanto si vede. Noi dobbiamo abitare dentro il mondo chiesa in modo soprannaturale. Scusa, prego. Quando si parla di uno stato laico, quindi lei sa perfettamente che cos'è, se io faccio una rapina, lui ha fatto la rapina e lui va a processo. Quando si tratta invece di uno che opera, o due o dieci che operano nella Chiesa disordinatamente rispetto ai comandamenti, è tutta la Chiesa. Come mai questa scansione così universalistica per la Chiesa? Questo, per lo Stato, questo purtroppo, perché certamente poi c'è chi odia la Chiesa e chi rema contro la Chiesa, che sta sempre... Nessuno ha citato più, tra l'altro, più di Papa Francesco, insomma, ho detto anche altre volte, hanno fatto gli studi, cioè il più grande citatore del diavolo è il Papa, che dice, ma come il Papa è tanto buono, parla sempre della bontà e della misericordia, e c'è sempre il diavolo in bocca però. Hanno fatto una statistica, citazioni di diavolo da parte di Francesco sono superiori a citazioni di diavolo da Giovanni 23 fino a Benedetto compreso, insomma, quindi perché c'è un uso certamente strumentale. Ma non fa niente, io sono d'accordo, io quando ho sentito il discorso che il Papa ha fatto alla Curia il 21 di dicembre, qualcuno dice che è troppo rigido, ah come è troppo rigido, dice, ma non era tanto buono, lui ha detto, e io sono d'accordo, dice sì, è vero che ne fanno un uso strumentale per gettare fango contro la Chiesa, ma non ce ne sarebbe dovuto essere nemmeno uno di casi di questo genere, perché è inammissibile. Non è che mi viene di, ma so pochi in confronto a tutti, non mi importa niente, cioè nella Chiesa una cosa del genere non si sarebbe mai dovuta vedere, punto, e lo dice Papa Francesco, che è il Papa buono, misericordioso, eccetera eccetera, c'ha ragione,
D'accordo? Quindi certamente non è un'operazione corretta. Chi la fa se ne prende, in ogni caso è vero che una cosa del genere è assolutamente intollerabile. E dinanzi a queste grandi pessime testimonianze ci vogliono delle grandi controtestimonianze. Quello prende ogni venerdì, ma molte cose poi, guardate che non si sanno, lui le fa di nascosto, capito? Quello il venerdì spesso e volentieri non lo sapeva, via se ne va all'ospedale, una cosa, ogni tanto lo beccano perché gli fanno gli scoop, ma non dice niente a nessuno, capito? Quello una volta a settimana le vittime degli abusi li riceve, e li riceve per farsi di un sacco di parolacce, perché che te vedi una vittima dell'abuso? E lui se le tiene, dice guarda, me le prendo io al posto di quello che se ne merita, perché io me le prendo, sono il capo della chiesa, non faccio risposta, ti chiedo scusa al nome, su che te devo fare? Sì, ma sui perché queste cose non vengono mai esposte? No, perché è meglio così, perché parlano i fatti, perché queste cose il nostro Signore le vede, e poi chi ha voglia di chiacchierare sarà smentito anche da queste cose, però ogni tanto qualcosa esce, perché è giusto che qualcosa esca, perché sono tutti quanti bravi a buttafanga posto al prossimo, però dinanzi a questo ci sono anche dei controsegnali, d'accordo? Perché c'è tutto quanto poi un disegno. Io vi dico, cioè, è importante, io adesso dico, faccio questi discorsi a 47 anni, dico sempre che se noi sono fortunati, perché prima è il secondo incarico, quindi il secondo incarico si fanno molto meno stupidaggini che al primo, e secondo c'ho qualche anno di più ed esperienza di più, che non è esattamente la stessa cosa. Quindi allora e mi sa che è meglio che mettiamo punto, perché ci mancano gli altri due paragrafi che sono troppo belli per essere, soprattutto la multiforme esercizio dell'unica santità, che è meglio che rivediamo la prossima volta, perché mo dovremmo correre un pochino troppo e è meglio che ci fermiamo, magari facciamo qualche domanda, se ci avete qualche altra domanda.